Io lavoro 15-16 ore. Tu lavori 15-16 ore al giorno? Al giorno. Quanto tempo fa sei arrivato in Italia? Quasi 12 anni. Appena arrivato avevi documenti? No. Nel frattempo che lavoro hai fatto? Lavo i piatti. Nero? Sì. Senza documento non puoi contratto. C'è questo boom di frutterie, gestite soprattutto da stranieri, che sono aperte anche di notte. Egoisticamente direi fatti chiude, no? Almeno a notte. Io finisco di lavorare, vengo qua, è più vicino e ci vado. Quando uno sono le 9 e non ha da mangiare, l'unico modo per mangiare è andare da loro. Questa frutta dove l'hai comprata? General Market. Quello a Roma? Sì. Signora, lei la compra la frutta? Certo, da loro la compro, sì. E la comprano sì la frutta, da questi piccoli imprenditori stranieri che arrivano soprattutto dal Bangladesh e che sono di fatto riusciti a prendere il posto dei fruttivendoli storici, stando aperti anche di notte. Trovi tutto quello che ti serve? Tutto, sempre tutto, comodissimo. E proprio perché è comodissimo, ecco che in tutta Italia, ma specialmente a Roma e nel Lazio, è boom di frutterie allargate, veri mini market che vendono di tutto di più. Che cosa vende? Vendere alcol, anche biscotti, tutti. E il negozio è aperto fino a che ora? Tutta la notte? Sì. Questo è un effetto di quella che è la deregulation del commercio, fanno degli orari molto allargati, quindi possono essere comodi per i consumatori anche quando gli altri esercizi sono chiusi, spesso hanno dei prodotti magari non di prima categoria ma di seconda categoria che possono avere un prezzo interessante per il consumatore. Ma non è troppo poco 99 centesimi al chilo? Sicuro? Perché c'è un PIM, secondo terza qualità, tre qualità, tutto frutta, no? C'è chi acquista questo prodotto qua, poi lo mette a un euro sul banco, ma te devi sbrigare a magnatele perché sennò il purè ce trovi. Eppure la frutta, come tutti, la comprano al centro agroalimentare di Roma. Secondo i dati di Confesercenti, una frutteria su 10 è straniera e solo nel Lazio lo è una su 3. Alcune sono spuntate come funghi a distanza ravvicinata. Prima solo io qui. Un'altra 200 metri. Adesso invece è tutti. Uno, poi due, quello, tre, poi. Quattro. Ed effettivamente è così. Pochi passi, tanti mini market. Come si fa ad aprire una frutteria allargata? Basta una semplice comunicazione. Non è come una volta dove tu facevi domanda, l'amministrazione la valutava e ti dava una risposta. Hanno delle agevolazioni per quanto riguarda... No, non ci risulta, anzi... Cioè la tassazione è uguale per tutti? Sì, sì. Dunque, per aprire il negozio basta fare la comunicazione su internet. I controlli vengono fatti? Sì, vengono effettuati. Vengono effettuati di solito a campione. I costi? I costi sono molto limitati, 90 euro di diritto di segreteria, 88 euro di diritto annuale alla Camera di Commercio e 17 euro di imposta di bollo. Ok. Lo scontrino l'ha messo in busta, vero? Ah, non era lo scontrino? Si è peso. Per bilancio. Gli scontrini? Una rarità, sia per gli stranieri sia per gli italiani. Bisogna infatti fare attenzione perché non sempre nella busta della spesa mettono lo scontrino fiscale. Quindi vale per tutti. Grazie. Al di là dello scontrino, quali sono le conseguenze del boom delle frutterie gestite da stranieri? Per esempio a Roma l'ortofrutta nella grande distribuzione ha subito, diciamo, un arretramento proprio a causa del successo di questa attività.